presento sto programmino che tutto sommato è semplice. Faston. Faston. Faston Resizer. Faston. 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 Però è solo per Windows. C'era il Mac pure? E lui? No, ma sai, no. Certo che no. Per me? Per me non credo. No, non c'è per me. Per me che ce l'ha altri? Se noi andiamo solo. Foto del mio frase a zero. Adesso prendiamo foto del mese di marzo, ok. Ci apre la finestra con tutte quante le varie immagini che abbiamo all'interno della cartella. Selezioniamo quelle che vogliamo sistemare. Opzioni avanzate. Ridimensiona. Sei 40 questo caso qui ci modificherà perché guarda il numero 640 pixel oppure come le vuoi normalmente Andrea 800 pixel se non sbaglio. Facendo così gli diamo ok, gli diciamo dove deve andare a metterci le immagini, per cui non è che sostituisce le immagini, le copia. Copia un'altra immagine, esatto. Prende quell'immagine lì e te la copia sulla cartella di destinazione. Ridimensionate, esatto. Però rimane una copia originale. L'originale ti resta sulla cartella di destinazione. Sono